Ciao a tutti ragazzi, oggi iniziamo con la prima traduzione di uno dei video che ho fatto in inglese e oggi faremo la brioche. Quindi andiamo subito al sodo, mostriamoci il video, guardiamocelo e io intanto ve lo traduco. Ok? Iniziamo dal prefermento. Ho creato un prefermento il giorno prima di preparare la brioche. E ovviamente quando raddoppia è pronto per essere usato. Ovviamente trovate tutti gli ingredienti nella descrizione. Iniziamo dal prefermento, ovviamente, 80 g d'acqua, 2 uova, se le trovo, mezzo chilo di farina, eccoci qua, 200 g di zucchero. Io sto usando uno zucchero non raffinato di canna, che è molto buono. E dopo che l'impasto è mezzo mescolato, aggiungiamo il burro fuso. Adesso con la mano mescoliamo il tutto finché non diventa un composto omogeneo. L'impasto sembrerà un po' molto appiccicoso, ma non fa niente. Una volta che abbiamo mescolato tutti gli ingredienti, possiamo coprirlo con un coperchio. Ovviamente il concetto è lo stesso. L'impasto va aspettato. Una volta che l'impasto è stato raddoppiato in volume, aggiungiamo acqua, 20 g di sale, 650 g di farina e mescoliamo bene. Pulite le mani, mescoliamo bene, dobbiamo essere sicuri che tutto sia ben omogeneo e pronto. Ovviamente dopo che la bowl è bella pulita, ecco, dobbiamo mescolare bene finché l'impasto è bello omogeneo. Finché la bowl è praticamente pulita, l'impasto si stacca dalle vostre mani. E soprattutto finché non vedete che ci siano più pezzi di farina in giro. Ecco, una volta che l'impasto è raddoppiato, è pronto per essere formato. Taglio questa ricetta in quattro. Uso un po' di farina sul fondo. E su questa ci ho messo anche un po' di marmellata di mango all'interno. Arrotoliamo. E facciamo una treccia. Una treccia, più che una treccia. Arrotoliamo insieme i due pezzi. E li mettiamo nello stampo da brioche. Mentre lasciamo fermentare e lievitare finché raggiungono il bordo del container. Spennelliamo con una bagna di tuorlo d'uovo e latte. Potete anche intagliarlo se volete per dare più espansione alla brioche. E mettiamo in forno. 180 gradi per circa 40 minuti. Se ha bisogno di qualche minuto in più, cuocetela per altri 5-6 minuti. Fatela raffreddare, toglietela dallo stampo, mettetela su una piccola rastrelliera e tagliate ed apprezzate perché questa è la bellezza. La brioche è proprio un buon prodotto. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.